Al Koblenz. In questa partita possiamo assistere a uno dei miei giocatori preferiti in assoluto, il mio preferito, Michael Tal, soprannominato il Mago di Riga. Giocatore lettone, si dimostra fin da subito incredibilmente offensivo. Il suo stile è creativo e ricco di sacrifici incredibili. Spesso sorprende l'avversario con mosse inaspettate e fa piombare questo nel caos più totale. Tutti i giocatori dicevano che quando si trovavano di fronte a Tal era come trovarsi appunto di fronte a una foresta oscura, piena di complicazioni, piena di insidie. Era Tal a portare dentro i suoi avversari in questa foresta oscura. Tal in questa partita gioca con il bianco, Koblenz con il nero. Iniziamo. E4. C5. Cavallo F3. Re di 6. Cavallo di 4. No, C per D4, cavallo per D4, classiche mosse di sviluppo, A6, alfiere G5, F4, re E7, regina F3, regina C7, arrocco lungo, cavallo D7. Alfiere 2, H6, H4, B5. Qui Koblenz vuole giustamente portare l'attacco dei pedoni e poi dei pezzi pesanti sull'ala dove si trova appunto il re di Tal. In questo caso c'è l'arrocco lungo, quindi è tipico spingere i pedoni sull'ala di regina. E dove si trova il re avversario. Tal però passa al contrattacco e gioca E5 minacciando il cavallo. Koblenz qui gioca alfiere B7. E ora provate a mettere in pausa il video e vedere voi a proporre voi una mossa. Beh, sta di fatto che qui Tal non sposta la regina. Lui stesso diceva: io considero le mosse impossibili e le calcolo proprio perché sono le mosse impossibili che l'avversario probabilmente non ha calcolato. Ed è proprio qui quello che succede, questo che succede qui. Di fronte al B7, Tal cattura il cavallo invece. Koblenz cattura la regina. Alfiere per F3, attaccando la torre. Koblenz per salvarla spinge il pedone, chiudendo la diagonale. Cavallo per E6, un altro sacrificio. Attacca la regina, attacca il pedone in G7. Qui il nero accetta il sacrificio. Alfiere G5, scacco. G6, alfiere G6 scacco, per G6 scacco, re e pedone per E7 scacco. In questa posizione abbiamo uno sviluppo perfetto di tutti i pezzi di Tal e il re invece messo in pessima posizione. La partita continua. Re G7, minacciando questo alfiere. Alfiere G4. Qui il re non può catturare mai questo alfiere perché chiaramente seguirebbe questa mossa con scacco e la regina avrebbe persa. Quindi a questo punto viene giocata cavallo in F6, qui torre E1, sviluppo ottimo delle torri. B4, Koblenz continua ad attaccare spingendo i pedoni. Sacrificio di Tal, torre per E6 ancora. Pedone per C3. F5. Regina B7.
minacciando, scacco matto qua. Qui difende in maniera classica con B3, regina D7 attaccando la torre, che tuttavia è difesa ancora dal pedone, quindi alfiere E5, regina per E6. Koblenz, preso dall'enorme pressione dei pezzi di tal, vedete questo alfiere, quest'altra alfiere, questi pedoni, questa torre, decide di risacrificare la regina a sua volta. Pedone per E6 e re per G6. Questa mossa, come detto, alleggerisce molto la pressione. Cattura la torre e l'alfiere dell'avversario, perde sì la regina, però almeno disgrega questi pedoni. L'idea di Koblenz è cercare di poi far fuori questi pedoni deboli. Tuttavia, torre F1, cavallo G7 e alfiere per torre per alfiere. Ci troviamo in questa posizione in cui sì, Koblenz ha un cavallo in più. Però i pedoni di Tal qui sono a un passo dalla promozione. Infatti Tal chiude con la partita con torre F8. Torre F8 è una mossa fortissima. Se la torre prende, comunque, cioè, se, vediamo prima il cavallo. Se il cavallo prende, cioè direttamente la promozione a regina con scacco, quindi non può. Quindi Koblenz qui di fronte a questa mossa prende di torre, Tal qui cattura, regina, cavallo per e qui semplicemente E7 e il cavallo non può essere spostato, altrimenti il bianco promuove regina. E quindi qui semplicemente re G7. Regina per pedone promuove diventando regina nel cavallo e in questa posizione poi Koblenz chiaramente abbandona. Ci troviamo, come spesso capita nelle partite di Gal, dopo l'enorme confusione e caos, Tal si ritrova con un pedone in più e una struttura pedonale migliore. Infatti, questa partita vediamo come Tal abbia 5 pedoni, Koblenz 4 e Tal esce dall'enorme caos che aveva creato proprio con un pedone di vantaggio, sufficiente per vincere, una migliore struttura pedonale. Qui semplicemente re di 1 e Koblenz abbandona, infatti non c'è più niente da fare, questi pedoni sono troppo forti, il re facilmente andrà poi in E2. E D3 catturerà quest'altro pedone. Che dire? Proprio per questo Tal è il mio giocatore preferito. Vi porterò tantissime altre sue partite. Pensate che nonostante il suo incredibile stile offensivo, detiene la seconda striscia di partite senza sconfitta più lunga della storia, dopo l'attuale campione del mondo, Magnus Carlsen. Quindi, Tal, nonostante i suoi incredibili sacrifici, i suoi incredibili partiti di attacco, perdeva anche poco. È stato campione del mondo, battendo Botvinnik. Un ingegnere sovietico molto forte, scacchista, e che dire, il mago di Riga continua a dare spettacolo e molti si chiedono come sarebbe oggi e molti vorrebbero vederlo oggi alle prese con gli attuali giocatori forti. Ci vediamo al prossimo video.